Allora noi vogliamo dire che la sfida la lanciamo noi, che sì, si può riformare lo statuto dei lavoratori, ma si può riformare esattamente perché tutti i lavoratori, qualunque contratto abbiano, abbiano gli stessi diritti che hanno oggi i lavoratori a tempo determinato. E ogni tanto ci pare che il Presidente del Consiglio ci abbia un po' troppo in mente il modello della Thatcher. In che modo, segretario, vede come Renzi può essere emulo della Thatcher? L'ha detto lei prima. Perché mi pare che abbia un'idea che è quella delle politiche liberiste estreme, dell'idea che è la riduzione delle condizioni dei lavoratori lo strumento che permette di competere. Dicevo che ovviamente questa sfida è lanciata al governo, siccome le intenzioni del governo ci paiono delle intenzioni che sono di riduzione dei diritti e di estensione dell'area della precarietà e della difficoltà, noi rispondiamo dicendo che bisogna costruire invece diritti che siano universali, e in questo senso che lo statuto dei lavoratori va aggiornato, non cambiato, non buttato via, non bisogna dire che è troppo vecchio, anzi è la base dei diritti fondamentali, e il tema che c'è è che deve ricomprendere in quei diritti fondamentali tutto il mondo del lavoro. Possiamo dire che non avevamo bisogno in questo contesto che il governo si esercitasse invece nell'idea di costruire un grande mondo del lavoro di serie B.